Ciao amici, bentrovati ai 101 secondi Viola, buon inizio di settimana a tutti. Io guardo il mezzo bicchiere pieno, guardo il secondo tempo della partita della Fiorentina contro l'Empoli. Non era facile dopo aver sbagliato completamente la prima frazione dal punto di vista dell'atteggiamento, dal punto di vista mentale, probabilmente anche dal punto di vista della formazione, perché un Kalinic così in questo momento deve giocare sempre e comunque quando sta bene, e lo ha dimostrato il secondo tempo. E credo che anche Paolo Sosa, insomma, evidentemente può sbagliare, e anche Paolo Sosa, vista la grande intelligenza, capirà e imparerà da questa partita. Ma quello che ci fa ben sperare è il secondo tempo, è l'atteggiamento della squadra, è la voglia assoluta di vincere, di ribaltare un risultato che era quasi impossibile da ribaltare. La Fiorentina è andata vicinissima all'impresa, se Kalinic non l'avesse fermato la traversa avrebbe vinto e meritato di vincere una partita che poteva anche perdere, straperdere. La Fiorentina rimane lì, rimane in alto in classifica, perde il primo posto, ma chissà, magari lo perderà soltanto per 7 giorni, perché il prossimo turno vedrà la Fiorentina andare su un campo difficile ma non impossibile come quello del Sassuolo. E poi c'è Napoli-Inter, partita dove una delle due perderà sicuramente dei punti. Ripartiamo da quel secondo tempo, ripartiamo dall'atteggiamento della squadra, ripartiamo da una Fiorentina che ha dimostrato di non voler mollare nemmeno un centimetro, e poi un pareggio prima o poi sarebbe dovuto arrivare. Queste partite che spesso e volentieri si perdono, è importantissimo pareggiarle. Se la Fiorentina avesse pareggiato anche una delle due gare contro Napoli e Roma, oggi la classifica sarebbe ancora più bella. Il mezzo bicchiere è pieno, questo è il mio pensiero. A domani con i 101 secondi Viola. Un saluto da Marco Dell'Olio.